Quello di oggi, rapidamente vi rivolgo un indirizzo di saluto, quindi permettetemi anche di esprimere qualche considerazione. Quello di oggi è il secondo evento preparatorio verso la conferenza nazionale del sistema che terremo a Roma il 27 e 28 febbraio dell'anno prossimo, a cui abbiamo voluto dare come titolo L'ambiente fa sistema, scegliendo questo titolo non a caso. L'idea di sistema mia, dei colleghi direttori generali, dei colleghi dell'ISPRA, dell'SNPA, idea di cui sono profondamente convinto e sulla quale ho avuto anche la fiducia del Parlamento all'inizio del mio mandato, è quella di una rete capillare che sia veramente in grado di rispondere alle necessità del Paese e dei cittadini con tempestività, con efficacia. Se il Ministro mi permette, mutuo una sua frase: dobbiamo fare presto, possibilmente ieri, quello che dobbiamo fare oggi o domani. E per fare questo è necessario che tutti si tenda e si guardi ad una prospettiva più ampia, in grado di guardare al di là del nostro orizzonte, al mondo economico, a quello delle imprese, a confrontarsi con loro, alla stessa realtà esterna che ci chiede continuamente di intervenire con autorevolezza e senza indugi. E il ringraziamento va ovviamente al Club di Roma per i 50 anni della propria attività, ai tre ospiti che più tardi con i loro interventi ci consentiranno di guardare al futuro non dimenticando il punto di partenza, guardare da dove siamo partiti per vedere alle nuove sfide. Quindi grazie e benvenuti a Jürgen Randers, ad Ernst Ulrich e ad Anders Wijkman, ringraziandoli per la loro presenza qui e per la loro testimonianza in tutti questi anni, oltre che ovviamente agli amici del Club di Roma, oggi qui rappresentati da Gianfranco Bologna. E in uno sguardo di prospettiva non possiamo però dimenticare quello che sta accadendo. Mi riferisco, uno fra tutti, al fenomeno degli incendi che stanno colpendo soprattutto negli ultimi anni gli stabilimenti industriali, gli ultimi episodi di pochi giorni fa in Lombardia, ai fenomeni di dissesto idrogeologico che spesso provocano vittime, ai danni ambientali che ne conseguono, al consumo di suolo, alla perdita di risorse naturali. L'aria che respiriamo nelle nostre città e che spesso ci fa parlare di emergenza smog, questi sono solo alcuni dei problemi ambientali che dobbiamo affrontare come sistema, in una logica, come dicevo, che sappia guardare al futuro e che sappia spaziare dal particolare, dal locale, dalla comunità locale, alla dimensione nazionale, europea ed internazionale. Abbiamo compiti urgenti, ben definiti dal legislatore, esigenze che i cittadini ogni giorno ci prospettano e giudico non solo fondamentale ma necessario in questo contesto saper coniugare le attività di ogni giorno con la ricerca finalizzata, con la consapevolezza che la sfida che ci attende e l'attenzione alle istanze dei cittadini e del Paese sono il nostro punto di riferimento. E permettetemi però di guardare a tutto questo con ottimismo, perché conosco la qualità dei colleghi del sistema, conosco la dedizione e la passione che mettono ogni giorno nel loro lavoro. Con la consapevolezza, e questa la ribadisco qui oggi davanti ai miei colleghi direttori generali, che le sfide che abbiamo davanti le possiamo vincere solo in una logica di sistema per la protezione ambientale, in una logica più ampia di sistema Paese. Tra i temi che saranno affrontati oggi parleremo di sfide. Però mi piace richiamare l'attenzione su una parola, e questa parola è futuro, e tutto ciò che questa parola implica per noi che ci occupiamo di tutela dell'ambiente. Sentiamo come Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente di avere una responsabilità importante nella costruzione di un futuro sostenibile nei confronti di chi verrà dopo di noi. È innegabile che c'è bisogno di una svolta decisiva, di un paradigma economico e, permettetemi, anche sociale nuovo e diverso, come ci suggeriscono i libri di cui parleremo più tardi, Limits to Growth e Come On, perché non è possibile intraprendere la strada della sostenibilità tralasciando l'ambiente. Ed è un rischio che corriamo, parlare di sostenibilità economica e sociale nel futuro tralasciando però l'ambiente.
Il sistema che presiedo vuole accompagnare questi cambiamenti e i processi ormai inevitabili come quelli della green economy e dell'economia circolare. In una logica, ripeto, in cui si coniughino attività di controllo, di tutela ambientale e di ricerca finalizzata, perché è attraverso questa attività di ricerca finalizzata che riusciremo a garantire terzietà, autorevolezza e solidità scientifica alle azioni che portiamo avanti. Mi avvio rapidamente alla conclusione, citando i risultati delle nostre attività che diffondiamo attraverso reporting, comunicati stampa, eventi dedicati, comunicazioni sui social che sono frutto del lavoro quotidiano, tecnico-scientifico di tanti colleghi. Dati che vengono raccolti, validati e certificati proprio per corrispondere a quel dovere di credibilità e di autorevolezza che da funzionari pubblici abbiamo nei confronti dei cittadini di questo Paese. Dobbiamo avere il coraggio di guardare al futuro, dobbiamo avere il coraggio e la capacità di essere lungimiranti. Non può essere solo uno slogan. Essere lungimiranti è una capacità di guardare cose che oggi non riusciremmo neanche ad immaginare, di prevenire e di guidare i cambiamenti, di affermarci come sistema di riferimento autorevole dal punto di vista tecnico-scientifico per istituzioni e cittadini, essere a disposizione delle amministrazioni a tutti i livelli, ma anche di ogni singolo cittadino, pur essendo un ente tecnico scientifico di riferimento, diventare un modello di best practice a livello internazionale all'interno dell'Unione Europea, favorire, raggiungere, aggiungo nel più breve tempo possibile, almeno in una fase iniziale, il raggiungimento di livelli omogenei di tutela ambientale sull'intero territorio nazionale. Queste sono le nostre sfide, la nostra attività di ogni giorno, le linee strategiche su cui, da Presidente oggi, impegno il sistema tutto. E c'è un termine in conclusione che mi piace utilizzare non per richiamare una visione ecumenica del sistema, ma per indicare una prospettiva di lavoro comune. E questo termine è insieme. Lavorare nel quadro di una visione inclusiva di sistema che comprenda le agenzie, i livelli istituzionali, il mondo economico, le imprese e i cittadini, come dicevo prima, lavorare e pensare insieme, capire che c'è un altro o qualcos'altro o qualcun altro che comunque è un termine di paragone per la nostra nazione e non chiudersi nella logica autosufficiente in cui a volte noi che lavoriamo nel mondo tecnico-scientifico siamo portati, direi quasi naturalmente, a chiuderci. Affrontare sfide ed obiettivi lavorando in una dimensione di una prospettiva comune. Questo è il target della nostra attività, questa è la sfida che oggi vogliamo percorrere anche attraverso il racconto delle esperienze e dei contributi di chi prima di noi ha immaginato una realtà diversa e oggi, dopo 50 anni, a questa realtà diversa ancora dedica la propria energia e il proprio sforzo quotidiano. Grazie ancora.